sapere? Perché senza la pace non possiamo vivere. Abbiamo già ascoltato, è già sufficiente quello che abbiamo ascoltato. A tutti quanti noi, anche se non abbiamo fatto alcuna esperienza forte, difficile, comunque abbiamo bisogno di pace. Perché il mondo non ci dà pace, perché non ce l'ha. Prego. Gloria al Signore, il mondo non ha pace e non può dare pace, ma Cristo Gesù è il principe della pace. Amen. Lui può dare pace. Amen? Amen. Gloria al Signore. È per questo che siamo lì, ormai sono circa 22 anni che siamo nel centro Cades a servire il Signore in quel posto, e abbiamo visto tanti giovani passare da quel posto, è vero, alcuni non hanno accettato, alcuni sono tornati di nuovo nella droga, è vero questo, ma ci sono stati diversi che hanno, come Giovanni, che hanno accettato Gesù come personale salvatore, sono stati totalmente liberati dalla droga, ma soprattutto nel loro cuore è entrato la pace finalmente, e da quella vita distrutta sono stati finalmente costruiti, ricostruiti dalla potente mano di Dio e dalla potenza dello Spirito Santo, perché noi crediamo che ancora all'opera, Signore, Egli è vivente, Egli opera, Egli è ancora potente in questo mondo. Amen. Anche se sembra che ci siano tante cose, tante malvagità, ma ancora il Signore opera. Amen. Quindi questa sera noi crediamo nell'opera del Signore, e questa sera il Signore compirà un'opera in ciascuno di noi e in quanti anche sono qui per la prima volta. Vogliamo rivolgerci alla parola del Signore come scritta nella lettera dell'Apostolo Pietro, proprio quel Pietro che aveva seguito Gesù. Pietro, prima epistola, prima lettera dell'Apostolo Pietro, leggeremo dal verso 3 del capitolo 1. Prima lettera di Pietro, capitolo 1 dal verso 3, leggiamo: Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Perciò voi esultate, anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provato col fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Benché non abbiate visto, non l'abbiate visto, voi lo amate, credendo in Lui, benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. Intorno a questa salvezza indagarono e fecero ricerche i profeti che profetizzarono sulla grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere l'epoca e le circostanze cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo che era in loro
quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguirle. E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo, mediante lo Spirito Santo inviato dal cielo, cose nelle quali gli angeli bramano penetrare con i loro sguardi. Oh, che bello quello che dice l'Apostolo Pietro. È grande. E ci soffermeremo quando è necessario. Ma la cosa più importante che vediamo qua è che c'è uno scopo, c'è un obiettivo finale della fede, che è la salvezza delle anime. E su questo ci soffermeremo, perché tutto quello che qui dice l'Apostolo Pietro è attorno a questo punto, la salvezza delle anime, perché lo scopo finale della fede è proprio questo, che le anime nostre siano salvate. Che le anime di coloro che sono qui questa sera possono essere salvati. L'Apostolo Pietro invia questa lettera e la invia ai credenti che c'erano nell'Asia Minore, quella che è adesso la Turchia, a tutte quelle chiese che c'erano lì, e le invia perché era importante. Pensate, quelle chiese erano state costituite, erano state evangelizzate, i credenti che costituivano queste chiese erano state evangelizzate dall'Apostolo Paolo, mentre aveva fatto i suoi viaggi missionari. E adesso l'Apostolo Pietro manda questa lettera perché li vuole esortare, li vuole incoraggiare e li vuole far comprendere che è importante la salvezza in Cristo Gesù. È una cosa grande. È così grande che lui stesso si meraviglia ed esclama: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Oh, che esultanza ebbe l'Apostolo Pietro! Esultava perché aveva visto delle anime salvate, cioè delle anime rese vive finalmente, perché sapete, il peccato porta alla morte e alla morte eterna. Ma il dono di Dio, che è Cristo Gesù, il dono di Dio, che è la grazia che noi abbiamo in Cristo Gesù, ci porta alla vita e alla vita eterna. Amen. Che grande speranza! Che grande speranza! Ecco perché possiamo gioire. Che grande speranza il Signore ci dà! Una grande speranza. E questa grande speranza è anche per te, per quanti sono qui che stanno ascoltando e che dicono: ma cosa dicono? Abbiamo ascoltato queste testimonianze, abbiamo ascoltato i cantici, ma come mai questi parlano di gioia e di una grande gioia nei propri cuori? Perché abbiamo conosciuto Gesù. Lui è la nostra speranza, perché l'abbiamo conosciuto vivente, alleluia. Egli è vivente, alleluia. E per questo motivo oggi noi siamo qui, per annunziare questo fatto, che lo abbiamo conosciuto. Gloria al Signore. E questa salvezza, che è così grande, questa salvezza è stata annunciata, ma non è stata annunciata solamente al momento in cui era venuto Gesù. Questa salvezza era stata annunciata sempre. Qui dice che intorno a questa salvezza, dal verso 10, intorno alla salvezza, indagarono e fecero ricerche i profeti che profetizzarono sulla grazia a voi destinata. Oh, molti cercarono di indagare, perché era importante. Oh, quanti hanno scritto di questa salvezza. Il popolo di Israele era convinto di questa salvezza, perché c'era bisogno di salvezza. Di salvezza perché? Perché la legge non poteva salvare. La legge evidenzia solamente i nostri sbagli, il nostro peccato, quello che commettiamo di sbagliato. E così ci analizza, è come l'attacco, che ci analizza sempre e ci fa vedere dove c'è il male. Così è stata la legge, che era necessaria, importante, non è da sottovalutare,
perché la legge proprio ci ha fatto la radiografia e adesso abbiamo capito di aver bisogno di una salvezza e di una salvezza eterna. Questo è lo scopo della nostra fede. Oh, il profeta Isaia dice in quel bel meraviglioso capitolo, che il capitolo 53 dice una cosa grande, lo vogliamo leggere, perché è importante, Isaia 53. Perché proprio dice questo, chi ha creduto a quello che abbiamo annunziato? La stessa cosa dice qua. Intorno a questa salvezza indagarono e fecero ricerche i profeti. Essi cercavano di sapere l'epoca e le circostanze cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo che era in loro, quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguirle. E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi amministravano quelle cose che ora sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo mediante lo Spirito Santo. Oh, questo è il punto. È stato annunciato questo Vangelo, è stata annunciata questa salvezza da coloro che hanno conosciuto personalmente che Gesù è vivente. Ed è quello che è stato annunziato nell'Antico Testamento, quello che è stato annunziato dai profeti, si è tutto avverato. Chi ha creduto a quello che abbiamo annunziato, dice Isaia 53, a chi è stato rivelato il braccio del Signore? Egli è cresciuto davanti a lui come una pianticella, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato. E noi non ne facemmo alcuna stima. Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Gloria al Signore. Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la bocca, come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca. Dopo l'arresto e la condanna fu tolto di mezzo. E tra quelli della sua generazione chi rifletté che era stato strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa dei peccati del mio popolo? Gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte egli è stato col ricco, perché non aveva commesso violenza, né c'era stato inganno nella sua bocca, ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Dopo il tormento dell'anima sua vedrà la luce e sarà soddisfatto per la sua conoscenza. Il mio servo, il mio giusto, renderà giusti molti. Si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini, egli dividerà il bottino coi molti, perché ha dato se stesso dalla morte, egli è stato contato fra i malfattori, perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli. Oh, sembra un quotidiano, un giornale del tempo di Gesù. Oh, sembra aver descritto quando Gesù morì sulla croce. Questo circa 700 anni prima che Gesù morisse. Questo ci fa comprendere che il Signore già aveva pensato a questa grande salvezza per tutti gli uomini che deriva dalla morte del suo figliuolo Cristo Gesù. Una grazia
certamente una grazia è stata annunziata, la grazia che è il dono gratuito di Dio, Cristo Gesù morto per i nostri peccati. E questa grazia è stata destinata a noi. E a noi viene rivolta una parola. Cosa succederà? Come faremo se trascuriamo una così grande salvezza? Il Signore ci aiuti. Il Signore ci faccia comprendere l'importanza della salvezza che è stata trasmessa attraverso il sacrificio di Cristo Gesù. Una volta per sempre. Non c'è bisogno di rinnovarlo. Non c'è bisogno continuamente di ricordarlo, ma una volta per sempre Cristo Gesù è morto per i peccati di tutto il mondo. La salvezza certamente ci annunzia la sofferenza di Cristo, come ci è stato ricordato, ma questa sofferenza era necessaria per riscattare gli uomini dai propri peccati. Egli ha sofferto al posto nostro. Egli è morto al posto nostro. Egli si è caricato di tutti i nostri peccati al posto nostro. Egli ha sconfitto la morte al posto nostro. E noi oggi abbiamo vita e abbiamo vita eterna. Questo è la conseguenza, lo scopo della fede, la salvezza per tutti quanti. Gloria al Signore. E la salvezza chiaramente è per tutti, è per tutti. E qualcuno può pensare che siccome la salvezza è per tutti, tutti saremo un giorno salvati, tutti quanti. Tutto il mondo sarà salvato, tutti gli uomini saranno salvati. Perché la salvezza è per tutti. Ma certo che la salvezza è aperta a tutti e a chiunque, anche al più grande peccatore, anche al più grande mafioso, a tutti, è aperta a tutti. Ma occorre una cosa fare, una cosa esercitare, la fede, perché il fine, lo scopo della fede, lo scopo della fede è la salvezza delle anime. La salvezza è ora annunciata dalla predicazione della parola di Dio, perché la fede viene dall'udire, dice la parola del Signore, e l'udire si ha per mezzo della parola. E quindi il Signore ha dato questa possibilità che attraverso la predicazione della parola noi possiamo venire a conoscenza della salvezza e della salvezza eterna. Come? Attraverso il Vangelo, che è la buona notizia, che è la buona notizia della speranza, alleluia. C'è speranza per l'uomo, c'è speranza di essere salvati. E qui dice l'Apostolo Pietro che la salvezza è necessaria per essere salvati, perciò voi esultate. Anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova e che è più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provato col fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. La fede. E vi dico una cosa. Quando noi siamo provati, quando gli uomini sono provati, di solito gridano di più a Dio. Quando si avvicina la malattia, quando la sofferenza per qualche disgrazia, qualche cosa, allora si corre a Dio. Chissà, c'è qualche speranza in qualche Dio, in qualcuno che può fare di più, qualcuno che è così potente da aiutarmi, perché io non posso, perché i medici non possono, perché nessuno può. Allora si grida a Dio. Quando arriva la prova, quando c'è qualcosa che veramente sta avvenendo lì e non ce la facciamo più,
quando stiamo per buttare la spugna perché non c'è più niente da fare, Gesù è lì, pronto ad accoglierci, perché la sua grazia è ancora operante e potente, perché egli viene per portare salvezza all'umanità, a ogni persona che si accosta a lui con fede, con fiducia e che crede. Fede necessaria. Certo, perché Gesù dice che io non sono venuto per quelli che stanno bene, ma sono venuto per i malati, per quelli che sono bisognosi, per quelli che sentono il bisogno di avere una salvezza eterna, una salvezza dell'anima. Noi sappiamo che benessere porta a dimenticarci Dio e che anche la grande povertà porta a maledire Dio. Per questo Davide chiedeva al Signore di non farlo diventare né troppo ricco da dimenticarsi di Dio, né troppo povero da maledire Dio. Signore, aiutaci a sentire il bisogno di colui che può veramente portare salvezza all'anima nostra. Perché la fede, poi, questa fede che tutte le persone hanno, a volte qualcuno ci dice, oh, beati voi che avete la fede. Ma noi sappiamo e siamo certi di questo fatto che la fede è alla portata di tutti. Tutti quanti hanno o poca o tanta fede. E si esercita questa fede a volte per questo o quell'altra cosa. A volte si esercita anche la fede per la carriera. No? Perché si vuole arrivare, quindi si va a scuola, si fa quello, si fa l'altro, perché si vuole arrivare. E questa sera, Signore, ti chiedi di esercitare la tua fede. Questa poca fede che hai, esercitala. E vedrai che attraverso questa fede tu puoi arrivare alla salvezza dell'anima. La fede è qualcosa che si esercita. Perché proprio qui dice, benché non l'abbiate visto voi l'amate, credendo in lui, benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa. La fede dà speranza. La speranza che Cristo Gesù può intervenire nella tua vita e trasformare completamente tutto quello che tu hai, tutto quello che tu pensi, tutto quello che tu sei. E trasformarlo in una maniera meravigliosa e gloriosa. Perché Cristo Gesù fa questo. Cristo Gesù interviene nella nostra vita, esercita un potere particolare, ma non per questo egli ci obbliga, egli ci tiene schiavi, assolutamente, egli ci lascia liberi di esercitare la nostra fede, liberi di accettare Gesù, liberi di accostarci a lui, liberi di cercarlo, liberi, e in questa libertà, se tu lo cerchi, lo troverai. Amen. Se tu lo cerchi con tutto il cuore, come ci è stato già ricordato, egli si farà trovare. La certezza della salvezza non viene da un autoconvincimento, ma dalla promessa di Dio in Cristo Gesù, rivelata dallo Spirito Santo. E leggiamo, benedetto il suo Re, benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Cristo Gesù dai morti per una eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. Questo ha fatto il Signore. Questa speranza viva, questa speranza che si rinnova, questa speranza che ci dà certezza
perché la nostra certezza è fondata non su noi stessi, non su questo mondo che oggi c'è e domani non c'è, ma la nostra certezza è fondata su Cristo Gesù. Lui è lo stesso ieri, oggi ed eterno. Lui è il Creatore insieme al Padre e insieme allo Spirito Santo. Colui che ha fatto ogni cosa e ha creato anche noi, Lui vuole veramente formarci, darci forza e certezza, perché noi possiamo essere sicuri di ereditare la vita eterna. Oh, questa certezza che abbiamo dopo aver creduto in Cristo Gesù, dopo aver esercitato la nostra fede in Cristo Gesù, questa certezza ci viene assicurata dalla promessa che il Signore ci ha fatto di darci un'eredità. Questa eredità è incorruttibile, senza macchia e inalterabile. Gloria al Signore. Oh, mentre tutte le cose qui nel mondo, le case, anche le case, magari durano tanto, quelle fatte bene, ma durano un po' e poi comunque deperiscono, comunque bisogna poi ristrutturarli, mettere a posto, ma quello che il Signore ci dà è per sempre. È un'eredità incorruttibile che non sarà mai sgretolata. Sussisterà nel tempo, nell'eternità, la vita eterna che abbiamo in Cristo Gesù, colui che è il vivente, alleluia. E questo noi ci chiediamo sempre, ognuno di noi: siamo nati di nuovo? Dio ha promesso una vita nuova. E questa vita nuova che abbiamo in Cristo Gesù, dopo aver creduto in Cristo Gesù, accende una speranza in noi e la certezza di una vita migliore. E la vita migliore che abbiamo trovato non è una vita in questo mondo, perché non so se la nostra speranza è in questo mondo, siamo dei miseri. La nostra speranza è su nel cielo. Lì abbiamo l'eredità, gloria al Signore. Il Signore è lì che ci aspetta. Quando Gesù tornerà, chiamerà coloro che avranno creduto e noi andremo a incontrarlo su nel cielo. E i morti risusciteranno e andranno incontro a Lui. Questa è la nostra speranza. È la nostra certezza. Ed ora, attraverso questo rapporto col Signore rinnovato, noi possiamo veramente entrare nel regno di Dio che è stato preparato per ciascuno di noi. E il regno di Dio non è qualcosa che sarà da qualche parte, non è una chimera, non è qualcosa che ci inventiamo noi, ma il regno di Dio è nei nostri cuori, perché Cristo Gesù è venuto a vivere nei nostri cuori e ci ha dato vita e vita esuberante, alleluia. E la vita è cominciata adesso. Non è che aspettiamo qualcosa nel futuro, ma già ognuno di noi, quelli che hanno creduto, hanno già provato che la vita comincia già da adesso. Che la vita in Cristo Gesù è così forte e reale da poter dire: io so in chi ho creduto e so che Gesù mi prenderà con sé e mi porterà con sé nel cielo. Io lo so perché Gesù vive in me. E questo è quello, l'invito che facciamo a quanti sono venuti qui per la prima volta, a quanti ancora devono fare una decisione, a quanti ancora devono esercitare questa fede di fare la prova. Di fare la prova, come quella che abbiamo sentito dalla bocca del fratello Giovanni. Di fare la prova, Signore, se tu
sei vivente. Se c'è una salvezza per me, Signore, fatti conoscere. Fa che io ti senta vivente nel mio cuore. Chinami lo stivale. Gloria a Gesù, alleluia. Signore, lo sappiamo, Signore, quanti di noi ti abbiamo conosciuto, sappiamo la verità di queste parole. Ma Signore, cosa ne facciamo se le teniamo per noi? Noi in questa sera vogliamo condividere con altri quanto di bene tu ci hai fatto, Signore, nel farci conoscere una salvezza e una salvezza eterna. Oh Signore, siamo venuti a te, Signore. Oh, non ti conoscevamo, eravamo così lontani da te. Qualcuno ci ha parlato di te e abbiamo provato ad avvicinarci a te. E quando, Signore, ti abbiamo conosciuto, abbiamo visto che veramente lo scopo della fede è la salvezza dell'anima nostra. È per questo, Signore, che siamo venuti a te, è per questo che abbiamo esercitato la nostra fede. E questa sera, Signore, ti preghiamo, perché quanti sono qui possono esercitare la loro fede, piccola che sia, ma possono esercitare la loro fede per poter incontrare Gesù. Gesù risorto dai morti, Gesù vivente, perché Gesù possa manifestarsi nella vita di quanti lo cercano e lo cercano con tutto. Signore, ti preghiamo, perché mediante lo Spirito Santo che è stato inviato dal cielo, questa sera tu possa parlare a ciascuno di noi e ai cuori di quanti sono venuti qui. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Gloria al Signore.